mi chiamavano persino commissario. C'era uno vecchio che lo chiamavano commissario, mandato in pensione, sono messi a chiamare me commissario, perché facevo la punta e la matita su tutto e su tutti. Uno dei primi giorni di lavoro, quando sono venuto fisso dal 1970, ci mandano la chiamata, ci manda a lavorare su una barchetta. La barchetta era quelle navi piccole che facevano scalo Savona, Sardegna, no? Qua si imbarcava un po' di tutto, c'era di tutto là sopra, perché si portava in Sardegna le cose, più un imbarco di carbon coke. E noi ci siamo andati, non sapevamo come erano fatte quasi le navi, cosa si faceva. E ci hanno dato una pala e una zappa. Dovete sapere che il carbon coke con la pala e la zappa non entra, non fai nulla, perché è tanto ruvido che la pala non entra. Allora, invece di questo, col siero di pollo, l'ho saputo dopo, allora ci hanno fatto venire dannati per un paio d'ore. C'era tutta la compagnia, tutti, non so tutti, una gran parte in coperta, a guardare sti sei ragazzotti un po' imbecilli in fondo a stiva, che all'ultimo lo spostavamo con le mani, perché il cuore ci batteva, timorosi, con le mani, perché con la zappa e la pala non riuscivi. Allora, con le mani a spostare con il carbone. A un certo punto il comandante, che parlava ligure, deve essere stato di Carlo Forte, ci ha detto: basta così ragazzi, va bene così, cosa stivate, non imbarco più niente, venite. Ci ha portato in cabina, ci ha offerto delle bevande per infocillarci, perché eravamo distrutti, Uno di noi, difatti, ha preso soprannome di Mani di Fata, perché non aveva mai fatto il lavoro di manovalanza e perdeva sangue dalle mani. E così sono rimasti con un palmo di naso, no? I vecchi soci. Mi ricordo perché un fatto molto rincrescioso, dove io sono intervenuto duramente con i responsabili della compagnia, in difesa per gli operai, a bordo di una giramondo con le navi giapponesi, dove caricavano i grandi traghetti, dove imbarcano un po' di tutto, dove imbarcano i camion, macchine operatrici. Noi eravamo una squadra a rizzaggio di questi mezzi. C'era un marinaio, a un certo punto, che invece, anche con severità, di pretendere il lavoro ben fatto, queste catene che davamo a sti mezzi, di tirarle in una maniera adeguata e dare in una maniera giusta, veniva, dava i calci alle catene, faceva saltare il gancio e ce le buttava lì, parlando in giapponese in una maniera proprio sfrontata, di cui io questa non l'ho accettato questa offesa, perché se tu credi che lavoriamo male, fai intervenire, chiami il nostro capo, ci fai riprendere e pretendi il lavoro ben fatto. Lì si vedeva proprio che noi eravamo come dei selvaggi nei loro confronti, e questo mi rincresce verso un giapponese che io credo che è tutto un grande popolo, il popolo giapponese. Gli americani io li avevo incontrati sulle navi Lash. Le navi Lash negli anni di nuovo 80, se non sbaglio, era una nave particolare, finita la guerra nel Vietnam. Sono navi che per servivano gli americani, che andavano lungo il fiume Mekong, entravano alla foce, lasciavano queste grandi chiatte da 500 tonnellate. Allora, finita la guerra nel Vietnam, dovevano utilizzarle a livello commerciale, ci hanno tentato. Allora, rimanevano in rada, ci portavano a bordo, levavamo le rizze, se era l'imbarco davamo le rizze. Queste chiatte ne venivano messe 4 nelle stive e 2 in coperta. Erano navi gigantesche, e qua mi ricordo che per poter andare nelle stive attaccarci le manichette, a volte c'era il materiale, bisogno di areazione, attaccarci le macchinette delle areazione, o dunque dare i tacchi dei cunei, mica tutti potevano andare. Doveva essere l'ufficiale di coperta a dire: tu vai giù, e controllavano quando uscivi fuori, dovevano vederti, ecco, c'era una certa diffidenza verso
noi italiani, ecco.